a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come potrete notare dalla mia maglietta, vi parlerò del colore blu. Sì, in realtà sembra più un viola dal video anziché un blu, o sono io che sono daltonica. Isabella due settimane fa ha portato il colore rosso, ha spiegato un po' notizie riguardo al colore, i suoi elementi, le sue caratteristiche. Serena ha portato il colore verde all'interno di questo canale, invece io porterò il colore blu. Il colore blu, il colore della mente, del mare, un colore decisamente molto usato nella storia dell'arte. Ho deciso di scegliere questo colore perché è stato uno degli argomenti di discussione della mia tesi, uno degli argomenti portati all'interno della mia tesi di laurea, e quindi è un colore a cui sono particolarmente legata. Vi annoierò un pochino con alcune caratteristiche e alcune notizie in generale legate al colore e alla storia dell'arte, ma non solo. Parlare di blu per me è come parlare un pezzo della mia anima. Sono molto legata a questo colore, come dicevo, un colore che da sempre mi affascina e che mi porta a galla a bellissimi ricordi, legati anche alla mia infanzia. Da sempre alcuni colori ci affascinano più di altri, fin da quando siamo piccoli. Alcune notizie storiche. Il blu fu scoperto in un laboratorio chimico di Berlino nel 1704, ottenuto frantumando in 1000 pezzi lapislazzuli del vicino Oriente. Noi conosciamo il blu oltre mare perché fa parte dei tre colori primari, ovvero il giallo, il blu oltre mare e il rosso magenta. Infatti, con la mescolanza tra il giallo e il blu ciano si ottiene il colore verde, di cui ha già parlato Serena. Il blu è stato usato in tutte le sue sfumature. Esistono talmente tante varianti, infatti, del blu. È stato usato e riutilizzato non solo nella storia dell'arte, ma anche nella storia della moda. Il blu viene definito come un colore passivo e il più freddo tra i colori primari. Non a caso, appunto, viene spesso collegato allo spazio. È il simbolo, appunto, dello spazio. È il colore del cielo, del mare, e viene abbinato alla purificazione, ovvero l'abilità di separare ciò che è velenoso da ciò che non lo è. Lo si può quindi collegare come colore al silenzio, al freddo e alla tranquillità. Si ha la tendenza di utilizzarlo come colore per allontanare l'ansia, ed è infatti si dice che è un colore usato per rallentare il battito cardiaco, per rilassare la persona. Per me il blu ha avuto personalmente queste caratteristiche su di me. È difatti un colore con cui mi sono sempre trovata, sia come abbigliamento sia da utilizzare in altre occasioni per alcuni progetti non, perché mi ha sempre fatto sentire a mio agio. È difatti anche nella religione abbinato alla potenza creatrice di Dio, colore della spiritualità, della gioia di vivere e della contemplazione. È un colore molto usato anche da artisti, come per esempio nella Notte Stellata di Van Gogh. È uno dei quadri più rappresentativi dell'artista, in cui rappresenta in questo caso la speranza. La stessa Notte Stellata posso dire che è una tra le mie opere preferite e Van Gogh tra i miei artisti preferiti. E come lui mi identifico molto in questo colore, è un motivo per esprimere la parte più profonda di me. Era usato anche da Picasso nel suo periodo blu. È un termine usato infatti per identificare le sue opere prodotte tra il 1901 e il 1904. Realizzò questi dipinti monocromatici nei toni del blu. Era infatti un periodo particolarmente difficile per l'artista e ha voluto dare sfogo a queste sue emozioni tramite questa serie di dipinti in cui si percepisce un'atmosfera malinconica. Il blu è anche usato da Klein, ispirò l'artista a tal punto da arrivare a una tonalità di blu da lui chiamata blu Klein. È stato usato anche in una delle opere di Kandinsky, ne ha parlato in maniera approfondita Isabella, quindi non mi dilungherò di più su questo elemento. Vi ricordo che se ancora non avete visto il suo video, di andarlo assolutamente a vedere. Secondo gli egizi era il colore in opposizione al rosso, perché il rosso rappresentava secondo loro la violenza. Questo si nota molto bene accostando il blu con il rosso e notando come l'uno influisca sull'altro. Questo è stato anche argomento della mia tesi. Infatti, se da un lato ho parlato del blu e di tutte le sue sfumature caratteristiche nella storia dell'arte, della moda, ho parlato anche del colore rosso,
di quanto fosse d'altra parte il simbolo di movimento, di violenza, di passione, di attività, invece il colore quanto fosse invece simbolo più di tranquillità, del sogno, della mente, di cui appunto ho già parlato. Infatti gli stessi stilisti sono stati ispirati da questo colore e di tutte le sue caratteristiche e sfumature. Si ricollegano alle profondità marittime, all'astrologia, alla tecnologia. È il colore infatti del sogno che ci fa navigare in questo mondo fantastico fatto di magia e di sogni. Luoghi meravigliosi e fantastici. Ma per la moda è anche un colore democratico. È stato indossato dalle star al Golden Globes 2015, poiché è appunto un colore versatile, perfetto sia per gli abiti da sera sia per un look informale. Infatti, blu è il colore che in America identifica i democratici. Vi riporto alcune foto del capo che ho realizzato la mia tesi di laurea. Eccolo qui. L'abito è ispirato al mondo del sogno, allo spazio, ai fondali marittimi che da sempre mi hanno affascinata e mi hanno ispirata. Difatti presenta questo tessuto realizzato con la tecnica della bruciatura. In sostanza sono andata a bruciare alcune parti del tessuto, il tessuto termosensibile. E per questo andandolo a bruciare si è completamente distrutto in alcune parti per ricreare l'effetto della crosta lunare. Il blu è il colore creativo per eccellenza. Il nostro cervello riesce a evadere con il blu. È il colore che simboleggia la libertà e suscita un senso di pienezza e di armonia con l'ambiente circostante. Pensate solo all'effetto che fa la vista di un cielo azzurro o il blu del mare all'orizzonte. Per sentirsi molto più sereni basta una semplice piscina in un giardino. Ecco il motivo per cui è il colore preferito dai nostri contemporanei in tutti i continenti. Nell'abbigliamento il blu è con il nero e il grigio, è il colore di tutti i guardaroba. È quello che la maggior parte di noi preferisce di gran lunga indossare e che ci fa star bene. E se l'istinto ci spinge spesso a sceglierlo quando vogliamo metterci qualcosa di colorato, ciò succede perché il blu ha numerose qualità. Dà una sensazione di leggerezza. Ci fa sentire bene nel nostro corpo e in armonia con noi stessi, ci infonde fiducia e ci dona un senso di libertà e creatività. Ci fa vedere come ribelli, ma ribelli gentili. Quindi vi ringrazio per aver visto questo video, spero di non avervi annoiati, ma spero di avervi fatto appassionare di più a questo particolare colore che appassiona tanto anche me. E vi ricordo di guardare anche gli altri due video di Serena e Isabella, vi lascio qui anche tutti i nostri social. Ci vediamo nel prossimo video.